Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Farm di Giuliano. Oggi si comincia a fare sul serio perché finalmente iniziamo a provare quelle che sono le nuove coltivazioni che ci offre l'aggiornamento della Risenbeck, appunto mappa su cui giochiamo e su cui facciamo la Farm di Giuliano. In mia compagnia c'è Ema, Ciao a tutti. Ciao Luca a tutti. Ciao e Giuseppe. a tutti. Siamo andati un po' avanti nel tempo, ci eravamo lasciati appunto con la soia in fase di germinazione, l'abbiamo trebbiata, anzi la stiamo trebbiando, abbiamo mandato avanti gli allevamenti e appunto stiamo facendo tante decisioni, come per esempio appunto l'introduzione di nuove coltivazioni, ma anche, adesso per l'ora è nuova, ce l'ho in mente io da un po', ma se sei d'accordo Giuseppe, perlomeno per quanto riguardano i maiali, per quanto riguarda i maiali, vorrei fare una seconda stalla, che dici? Giuseppe, Servirebbe. mi piacerebbe Comino. fare un grande allevamento di maiali, oppure non so, smistare i maiali più magri da una parte, quelli più pesanti da un'altra, eccetera, eccetera. Insomma, dobbiamo trovare un luogo. Cosa che facciamo sicuramente oggi, ragazzi, su cui è seminata soia, è acquistare un campo. Vedete qua, c'è questo bellissimo campo, numero 28, costa 69.000 euro, 1,16 ettari, è tutto campo. Invece, per esempio, il 26 costa un po' di meno, ma c'è tanta parte, appunto, come vedete, di bosco. 15 ancora peggio. È bella, una bella posizione strategica, però qua c'è lo strapiombo che va alla ferrovia. Intanto prendiamo il 28, che se non sbaglio è seminato soia. Ragazzi, faccio una corsa, anche se lo so che non vi piace tanto vedere le corse, poi se mi incastro anche nei cassonetti dell'immondizia, sappiamo già dove andiamo a parare, no? Adesso scusi. Allora, il 28 sì, è seminato soia, quindi Luca, quando torni dal carico di palloni, perché abbiamo fatto l'ultimo sfalcio, ne hai da trebbiare. Abbiamo il 13, l'11, il 12, il 14, mamma mia, ragazzi. Allora, altra cosa che vi volevo dire, vogliamo provare, se siete d'accordo anche voi iscritti, a cambiare un po' gli orari delle live, vedere se vi piacciono di più a una determinata ora, insomma, fare delle prove. Te Giuseppe, cerca di arrivare più in fondo possibile con quel dissodatore, eh? Mi raccomando, perché adesso devo venire a seminare. Comunque, appunto, vogliamo provare a fare le live in altri orari, per esempio anticipare di un'ora, fare dalle 8 alle 8:45, dalle 8 alle 9, giù di lì. Insomma, proviamo questa settimana, quindi già da mercoledì probabilmente saremo online alle 8, ma vi aggiorniamo con l'orario specifico su Instagram, quindi seguiteci su Instagram, link in descrizione. Mi raccomando. Detto questo, ragazzi, oggi appunto semina con John Deere 6R combinata Kernel. Me lo chiedete in molti, questa è la combinata Kerneland ufficiale del DLC Wertheland. Poi, altre novità, abbiamo aperto il server pubblico, l'abbiamo inaugurato con una live. Stiamo ancora definendo gli orari effettivi d'apertura, ma comunque troverete a breve tutte le informazioni sul server TeamSpeak. Vi ricordo, ho fatto due tutorial in cui spiego come accedere al server TeamSpeak, eccetera. Te, Beppi, dove stai andando avanti? Ah, stai andando avanti lì, appunto. Oggi, ragazzi, introduzione della prima coltivazione che voglio fare, appunto perché mi piacerebbe cambiare un po' l'alimentazione anche delle vacche per simulare un po' di più e per divertirci, ovvero semina dell'erba medica, ovvero alfalfa. Abbiamo deciso di dare una bella liquamatura di fondo e una lavorazione che non fosse la ratura, ma comunque pesante, quindi il dissodatore ha una bella profondità. Guarda il Beppi come si diverte con il dissodatore, eh? Maledetto, guardalo lì. Insomma, l'erpice rotante certi lo utilizzano direttamente così sul sodo, noi andiamo a dissodare e ovvio che mancheranno le testate. Tu Beppi le fai comunque, dai una passata in testata alla fine e basta. Io comunque, insomma, anche se faccio un po' di testata con l'erpice rotante non succede niente. Va bene? Va bene. Ok, perfetto. Io inizio da lì. Allora, seme di alfalfa selezionato, seminatrice carica. Vai Beppi, aspetta, vai. Intanto io qua apro l'erpice rotante, tiro giù la staccionata. No, dai, scherzo. Comunque, 6 metri. Se non sbaglio abbiamo sulla GPS, qua sì, c'è lo Starfire, perfetto. E via, Beppi, io ti dico di prendere le ultime domande. Che così Va bene. appunto gli rispondiamo. Io ragazzi, tanto che Beppi le sceglie,
Vi ricordo sempre di lasciare una domanda sotto questo video, una domanda di qualsiasi tipo di agricoltura personale. Verranno selezionate le migliori 5, le 5 che ci piacciono di più. Selezioniamo principalmente le domande più belle, più interessanti, più coinvolgenti e che non siano già state fatte e che non siano troppo personali. Quindi voi provateci, ne selezioniamo 5 tramite il cuoricino, appunto nei commenti. Beppi, sei pronto? Sì. Perfetto, allora vai. Abbiamo Davide Lafano che dice: Giuliano, sui tuoi terreni hai mai sparso la calce viva? Migliora molto il rendimento del terreno? Allora, a tal proposito, ho fatto un bel video di pro farming agromoderni, vi rimando sempre a quel video, non ve lo lascio in alto a destra, basta cercare agromoderni calce viva, quindi non è un grosso problema da cercare. E appunto ho fatto un bel video per spiegarvi tutte quelle che sono le caratteristiche della calce viva. Allora ragazzi, che dire, non è come su farming, che voi la distribuite una volta e alle 10% in più della produttività. Comunque qua abbassiamo un po' la velocità ragazzi, perché andare a 15 all'ora con un rotante è una cosa inguardabile. E appunto poi se no non diamo neanche sfogo al Beppi. Allora non è che vi cambia quando distribuite la calce viva sul terreno, che vi cambia boom, così la produttività. Ne abbiamo parlato tante volte, vi ho risposto già, penso sia la quinta volta che rispondo a questo quesito, e diciamo che sì, il terreno andrebbe sempre analizzato, controllato e sistemato a livello di acidità o basicità con la calce viva. Però, ragazzi, ce ne vogliono veramente tonnellate e tonnellate e tonnellate per cambiare di pochi punti il pH. Quindi automaticamente conviene poco quei costi che ha la calce viva. Quindi, Beppi, andiamo avanti. Luca Cattellani, domanda per tutti: che scuola avete fatto o fate ora? Allora, io ho fatto agraria, Luca. Istituto Tecnico Meccanico. Ok, lo sta facendo, ultimo anno. Sì. Ema? Agraria. Oh, ma finché non glielo chiedi, vigliacco che ti rispondono. È una roba, oh, ragazzi. Una Sì. roba, oh. Agraria, appunto. E invece il Beppi, cos'è che avevi fatto? Ragioneria, giusto? Sì, ragioneria. Ok, cioè, ecco perché lo chiamavo ragioniere, ragazzi. Vi ricordate ancora i tempi in cui lo chiamavo ragioniere? Mamma mia, che tempi, Beppi. Che tempi! Forse non parlavi neanche nei video. Mi Forse, sa, no, parlavo. eh. Quando ti chiamavo ragioniere, secondo me erano tipo il 20esimo, 30esimo episodio di Controterzisti. Tempo addietro, diciamo. Può essere. Insomma, vai avanti con le domande. No, no, non farmi il versetto della ricerca, dai, no! No, è che sto pensando a andare fuori dal campo. Giuliano, cosa ti ha spinto a creare il tuo canale? E prima ne hai avuti altri? Chiede Alexander Del Piero. Secondo me questo qua ha copiato il nome a qualche giocatore di calcio, però l'ha storpiato, no, a parte gli O scherzi, ragazzi. giornalista. Allora, a parte gli scherzi, cosa ti ha spinto a creare? È partito tutto dalla mia passione nelle pubblicità e nella produzione video, che mi ha portato appunto a creare contenuti multimediali, a provare questa esperienza di YouTube, magari per cercare di avere un futuro, per farmi conoscere, per far vedere i miei lavori. E dopo, per quanto riguarda l'Italian Farmer, ragazzi. E dopo, invece, il salotto di Giuliano è stata una conseguenza, perché già bazzicavo in parecchie ospitate nei vari canali di altri YouTuber, vedi Alex Farmer, Gianlu Farmer, Agromoderni e così via, li andavo a trovare spesso, appunto. E poi, appunto, da lì, da essere solo un semplice ospite, ho deciso di fare un canale anch'io, appunto, per lo svago e il divertimento, che appunto è il Salotto di Giuliano. Canale che è stato creato e penso sarà per sempre per lo svago, poi ragazzi non si sa mai in futuro. E appunto, da questo è nato il Salotto di Giuliano per il divertimento, perché tanto già che ci sono, che gioco comunque di sera, ragazzi, registro anche, non è un problema. E invece l'Italian Farmer è diventato prima un voler far vedere quello di cui ero capace con le videoproduzioni, poi un esperimento, poi ho voluto voltare pagina e adesso praticamente è diventato un altro lavoro parallelo. E poi il Salotto di Giuliano non l'ho mai considerato un lavoro se non a dicembre, che abbiamo fatto un test di un video al giorno, praticamente di un contenuto al giorno perlomeno.
E diciamo che io mi sono divertito a farlo, non so voi ragazzi, Giuseppe, Luca, Sì, Emma. sì. Sì. Io sarò sincero, ve l'ho già detto, non ho accusato mai lo sforzo di fare un video al giorno in quel periodo perché arrivavo la sera, mi facevo la mia partita, registravo, buttavo su, nessun problema, abbiamo fatto tante esperienze, tanti giochi e non ho mai accusato il colpo se non magari una sera di metà dicembre in cui ero parecchio stanco e c'era da fare il video obbligatoriamente. In una situazione normale non l'avrei fatto, in questa situazione, dato che avevo promesso un video al giorno, allora l'ho fatto, ma appunto su 25 giorni ho accusato il colpo solo uno, diciamo così. E vai avanti, Beppi. Daniele Zuliani, Giuliano, se non avessi fatto l'agricoltore nella vita reale, cosa ti sarebbe piaciuto fare? Bellissimo video come al solito. Allora, Zuliani qua intanto secondo me è una presa in giro e quindi io non gli risponderei. No, adesso sto scherzando. Allora, la domanda era appunto in alternativa all'agricoltore cosa avrei fatto? Sì. Allora, la mia altra passione e lavoro attualmente sono le videoproduzioni e la pubblicità e il marketing. E quindi probabilmente avrei fatto quello, mi sarei specializzato ancora di più, dedicherei altrettante ore a quel lavoro, eccetera. Già adesso ne dedico praticamente un sacco sia all'agricoltura sia a quello, sono sempre pieno, full, intasato e quindi ragazzi, quando vi dico che non ho tempo per fare qualcosa, quando arrivo leggermente tardi con qualcosa, non è per fare il piangina o il lavativo, è perché veramente sono intasato, ho sempre la testa lì. E addirittura, per esempio, sistemare una cosa su questo canale lo faccio in un momento libero, magari della domenica, ma si può comunque considerare lavoro. Quindi lavoro 7 giorni su 7, quasi 24 ore su 24, perché la mia testa lavora anche mentre dormo. Vai avanti, Beppi. Quinta e ultima domanda che ce la fa Luca Falgari, che ti Ok? Sì? chiede se avevi mai pensato di arrivare a questo traguardo sui tuoi canali. Allora, sarò sincero e oltretutto tiriamo fuori un argomento che potrebbe interessarvi abbastanza. Il salotto di Giuliano, partiamo da questo. Attento Giuseppe a non tirarmi sotto i semi, grazie. Sì, ma inizia più avanti, inizia più avanti. Dove vai? Ci faccio anche le testate a questo punto qua. Ho finito Ah questo sì, dai, pezzo. dai, fai una testata, fai una testata, va. Ok, allora, salotto di Giuliano. Sarò sincero, l'ho iniziato con Gaspo appunto solo per divertimento e ho detto se... Figurati se arriverò mai a 10.000 iscritti, perché ragazzi c'è poco da fare, ma io questo canale l'ho sempre tenuto nascosto, infatti ogni tanto vengono su da Italian Farmer a dirmi, oh ma tu hai anche il salotto di Giuliano? No, perché la voce è simile, insomma, o qualcuno non lo capisce. Quindi diciamo che l'obiettivo è sempre stato tenerlo segreto, non spammarmi sull'altro canale e così via. Quindi diciamo che l'obiettivo del 10.000 iscritti non ce l'avevo neanche in testa, sinceramente non pensavo... Non avrei mai pensato di arrivarci, ecco, ormai praticamente alle porte, quindi meglio così. Ci siamo arrivati e avevo fatto anche una battuta con Gasp che a 10.000 iscritti su questo canale avrei mostrato la faccia. E quindi sarà così, ragazzi, nuovissime, cioè a 10.000 iscritti proprio nel momento in cui ci arriviamo su questo canale, adesso siamo a 9.900, non lo so. E appena ci arriviamo, ragazzi, si sbloccano tanti tanti contenuti particolari e diversi e anche attesi da un certo punto di vista. Invece, per quanto riguarda The Italian Farmer, è stata una scommessa anche come investimenti per quanto riguarda attrezzature e così via. E è andata bene, è stata molto apprezzata. Io sempre, ragazzi, nei contenuti che faccio, cerco sempre appunto a portare cose nuove, ok? Secondo me è l'unica strategia e se volete iniziare qualche progetto nella vostra vita, portate qualcosa di cui ci sia bisogno o che non ci sia e possa essere interessante. Quindi se dovete creare un prodotto, create qualcosa, investite su qualcosa di cui c'è richiesta e pensate a qualcosa che potrebbe risolvere la vita a qualcuno, non lo so. Invece per quanto riguarda YouTube, portate qualcosa di sempre originale, sempre originale. E di nuovo, non copiato. Se volete prendere spunto, ben venga, ma fatelo vostro, sia dal punto di vista delle riprese, del montaggio, della dialettica, deve essere vostro e non una brutta copia, una copia ben riuscita di qualcuno. Boh, abbiamo finito con le domande, giusto? Sì. Ecco, per quanto riguarda The Italian Farmer,
chiudendo, all'inizio appunto ve l'ho detto, è stata una scommessa, non mi aspettavo di arrivare così in là, però appunto arrivati a questo obiettivo c'è una certa, ve lo dico molto onestamente, una certa fame proprio di arrivare a determinati obiettivi, un'ambizione positiva ragazzi, che non vuol dire tirarsela, ma vuol dire cercare di fare di tutto per arrivare a un obiettivo con dei contenuti di alta qualità. E di conseguenza questa è la sfida del 2021. Io sinceramente ve lo dico, senza troppi peli sulla lingua, nel 2021, magari non riuscirò neanche a fare metà di quello che dico, però nel 2021, alla fine del 2021, a dicembre 2021, voglio trovarmi con The Italian Farmer a 100.000 iscritti. Sinceramente questo è il mio obiettivo e non lo so, secondo me la potenzialità c'è, considerando anche i progetti su cui investito e che verrete a breve, e vediamo, vediamo. Niente, Beppi, te cosa hai da dire? Niente. Ti piacciono questi episodi chiacchierata? Sì, sono molto diversi dal solito. Dico delle cose addirittura che neanche loro sanno, ragazzi, quando le chiedete. Cioè, cioè tu lo sapevi, Beppi, che voleva arrivare a 100.000 iscritti nel 2021? No, adesso lo sto sentendo. vedi. Insomma, ragazzi, appunto. E vi consiglio anche, noi selezioniamo le domande che cercano di coinvolgere un po' tutti, perché come avete visto, se no parlo solo io, loro sono solo lì che lavorano. A me piace coinvolgerli, ragazzi. E quindi se fate le domande anche aperte a tutti, ben venga. E ho visto che sono molto apprezzati perché fate un sacco di commenti quando facciamo questo tipo di episodi così molto chiacchierati rispetto al solito trattore avanti indietro e chiuso il discorso, e quindi benvenga. Magari insomma, se mettessi tutti Fiat in copertina farei un sacco di visual e un sacco di crescita su questo canale, ma a volte insomma è meglio anche portare un contenuto discreto, di qualità, senza troppi fronzoli, in cui si chiacchiera e si ha molta interazione con gli iscritti. E a proposito di interazione, ragazzi, qua il 6R sta scivolando malamente, ok? A proposito di interazione, stanno arrivando i nuovi abbonamenti, ve l'ho detto, più convenienti, più completi, eccetera. Insomma, li ho testati per il 2020, per il 2021 diventano effettivi e 100% funzionali. Oh, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Mamma mia che fatica, perché Ema tutte le volte che chiudo il video fa... mamma mia che fatica, sbuffa ragazzi, sembra un treno a vapore, il trenino Thomas. Non è vero, il trenino Thomas lui è, ma no Beppi, Luca, tan 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 tan, no, non fa tan 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 tan. Aspetta, com'è che fa, aspetta, oddio che lapsus, non c'ho il trenino Thomas, ho solo la versione Dunk, aspetta, com'è che fa, no, l'ho perso. Fammela, Beppi. Sì, adesso mi ricordo. È vero. Ema, ci manca solo la canzoncina dopo che abbiamo finito il video. Lui è sempre lì che sbuffa, sembra il treno a vapore. E... Luca. Dimmi. Dato che Ema non fa mai niente, quindi è inutile chiederglielo. Come trovi? Ti faccio io una domanda per chiudere questo episodio, dato che fai una scuola pressoché difficile, in cui a mio parere è bello fare pratica appunto in officina, il tornio, esatto, così via, no? Per me è, appunto, è bello quello della tua scuola e mi servirebbe tanto, perché al tornio non sono super pratico, me la cavo, ma insomma ci vorrebbe tanta scuola, appunto una scuola del genere, secondo me è bello appunto andare al tornio, fare officina eccetera. Con la DAD, cioè, ti manca molto questo? Sì, ma anche se facciamo un giorno a settimana per adesso. Ok, per adesso. No, però all'inizio dell'anno, quando c'era stato il primo lockdown, era totalmente azzerato quello, giusto? Mi pare di sì. Sì. Ok, sì. E dal tuo canto, ultima domanda che ti faccio, magari in cui si possono anche interfacciare i ragazzi che ci seguono. È cambiato un po' l'interesse verso la scuola, considerando questa assenza? Cioè, ti trovi in questo quinto anno a dire uffa, sì, vabbè, dai che l'è finita, e chiuso il discorso? Insomma, questo è il discorso. Più che altro sto perdendo ancora di più la voglia di studiare, anche perché arriverai alla fine, io quest'anno farò gli esami, se Dio vuole li passerò, però avrò un curriculum che vale molto meno di uno che è uscito 2 anni fa.
E perché questo non ho fatto stage né niente, zero esperienze aziendali. Quindi questo è brutto, effettivamente non ci si pensa, ma tanto, tanto brutto. Ma è brutto, ragazzi, perché insomma, Luca oltretutto sta seguendo un percorso di formazione che il datore di lavoro da cui vai a fare il colloquio vede veramente se hai fatto pratica, perché ragazzi serve tanta pratica in quello che fa Luca. E mi dispiace, effettivamente non ci si pensa, ma questo è un gran casino. Insomma, ragioniateci sopra, come dice l'amico Zaya, e scriveteci qualcosa nei commenti anche a riguardo. Niente ragazzi, vi faccio salutare da Giuseppe. Ciao a tutti. Vi faccio salutare anche da Luca. Ciao a tutti. Hai caricato i balloni, Luca? Stai trebbiando? Cosa stai facendo? Sì, ho appena riempito la trebbia. Ok, bravissimo. E poi vi faccio salutare anche da Ema. Ciao a tutti. Niente ragazzi, noi ci vediamo in live domani ore 20 in teoria, quindi un orario insolito, ma vi aggiorno su Instagram e nel prossimo episodio venerdì. Detto questo, vi mando un saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.